detto 4 giorni dopo le elezioni in un'intervista con Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che bisognava fare il governo del Presidente. E naturalmente non ho detto i nomi perché non spettava a me fare i nomi, ma insomma. Io sono convinto che l'errore sia stato non leggere il risultato elettorale per quello che era, un risultato drammatico. Perché è vero che il PD ha portato 300 e tanti deputati in Parlamento, ma ce li ha portati in ragione di una legge elettorale che è dal punto di vista democratico inaccettabile. Perché il Partito Democratico ha preso il 26%, la coalizione il 29%, e col 29% ha il 55% dei deputati. La legge truffa dava un bonus molto più limitato di quello che dà il Porcellum. Allora, sulla base di quel risultato elettorale, bisognava capire che non c'erano le condizioni per fare un governo che non fosse un governo neutro, visto che c'erano 3 blocchi che si equivalgono sostanzialmente, perché il paese è diviso in 3. E a me sembrava che una personalità come la Bonino avrebbe da un lato costretto Grillo a non poter dire che era la riedizione di non so quale diciamo vecchia stagione o casta o non so cos'altro. A Berlusconi sarebbe stato difficile dire qualcosa perché la Bonino era stata nominata commissario europeo da Berlusconi. Per il Partito Democratico la Bonino è sicuramente un interlocutore molto positivo. Si sarebbe potuto fare un governo di grande qualità, eleggere il Presidente della Repubblica in questo contesto. Io non credo che ci fossero elementi di narcisismo, no, questo, gli errori politici, ma il giudizio sulla persona di Pierluigi Bersani è tutt'altro. C'è stata una valutazione politica per la quale si è pensato che si potessero creare le condizioni, secondo me anche sbagliando l'analisi del movimento di Grillo, si potessero creare le condizioni per spaccare il movimento di Grillo e fare un governo. Io so, se anche fosse successo sarei stato contrario, perché non si fanno i governi spaccando partiti e spostando deputati che hanno avuto il consenso degli elettori per un certo obiettivo. E quindi secondo me invece l'idea di quel governo, di un governo del Presidente che affrontasse le emergenze, era la soluzione giusta che ci avrebbe poi evitato la tragedia che c'è stata durante l'elezione del Presidente.